Bene, ciao a tutti. In questo video voglio cercare di capire, di spiegare come possiamo interagire al meglio nella seduzione per coinvolgere le persone che ci interessano e contemporaneamente evitare di lasciarci coinvolgere da persone che invece ci potrebbero dare sofferenza, fondamentalmente. Quindi, come avere il successo in amore gestendo le emozioni, gestendo l'emotività. Allora, dobbiamo tenere presente alcune cose fondamentali. L'essere umano, come ho detto in altri video, non è fatto soltanto di ratio, non è fatto soltanto di logica, ha una sfera emotiva. Questa sfera emotiva, da un lato, è costantemente alla ricerca di tensioni emozionali, non distingue tra bene e male, non distingue tra piacere e sofferenza, ma va continuamente alla ricerca di tensioni emotive. Dall'altro lato potremmo dire che questa sfera emotiva ha delle caratteristiche fondamentali, cioè quella di essere costituita al suo interno da delle emozioni compresse fondamentalmente, che da un lato la limitano, dall'altro queste emozioni compresse gli danno l'indicazione sul tipo di emotività che una persona va a ricercare. Ad esempio, se una persona ha avuto dei vissuti di tradimento, diciamo così, da parte di un soggetto femminile, indipendente di significativo nell'infanzia, che potrebbe essere la madre, ad esempio, indipendentemente dal fatto che sia maschio o femmina, tenderà a sviluppare una diffidenza verso i soggetti femminili, ma avrà un'emozione compressa sul senso del tradimento. Cosa vuol dire? Che il senso del tradimento terrà dell'energia bloccata che non può esprimersi, perché quell'energia bloccata sul tradimento, come dire, si riempie solo di tradimento. È una parte che va costantemente alla ricerca di vissuti nel tempo presente di tradimento. È come se il passato, essendo talmente forte, diciamo, si è espanso al punto tale da arrivare nel presente futuro della persona come uno tsunami, diciamo, che prosegue e costantemente va a tirare situazioni legate al tradimento. La persona non se ne rende neanche conto perché noi, diciamo, in realtà non percepiamo la realtà per com'è, ma abbiamo un'interpretazione soggettiva della realtà. La realtà, cioè lo stesso evento può, diciamo, nello stesso tempo può essere interpretato e può essere vissuto in modi completamente diversi. E questo deriva dalla fisica quantistica, dal buddismo. Ogni evento, diciamo, ha infinite potenzialità, infinite possibilità. Siamo noi che attraverso la nostra coscienza, attraverso le nostre azioni, ne incarniamo una. E quindi le persone che hanno questo, potremmo dire, polo attrattore sul tradimento, vanno a catalizzarsi, ad esempio, sul senso del tradimento. E questo, diciamo, che va a far sì che il nostro passato condiziona il nostro presente e il nostro futuro. E quindi se noi vogliamo, diciamo, venire fuori da questo ciclo, dobbiamo andare a sciogliere questi nodi compressi, questi blocchi, che sono dei veri blocchi energetici, insomma, che spesso si localizzano nei chakra, ad esempio, persone che sciogliere i chakra può voler dire sciogliere questi blocchi in alcuni casi, però la cosa veramente importante è riuscire ad agire, interagire nel modo giusto per andare a eliminare situazioni negative. Noi possiamo fare questo se impariamo, diciamo, la gestione dell'emotività e su noi stessi. Per quanto riguarda le altre persone, invece, questi blocchi emotivi, queste fonti, diciamo, di approvvigionamento emotivo vanno alimentate in qualche modo. Ce ne sono diverse, però ce ne sono alcune che sono caratteristiche più o meno per tutti gli esseri umani, perché e quindi diventa più facile, abbiamo una sorgente privilegiata per erogare emozioni. Ad esempio, tutti abbiamo vissuto nell'infanzia delle situazioni in triade in cui era presente, diciamo, erano presenti noi, era presente un genitore buono o chi per esso, diciamo, no? Non è detto che fosse il genitore naturale, ma una proiezione identificativa ce l'abbiamo tutti. E poi un genitore cattivo. Un genitore cattivo
è quello che, sul quale proiettiamo, diciamo, la rabbia fondamentalmente. Ecco che, diciamo, proiettiamo la rabbia sul genitore cattivo, sul suo comportamento reale, proiettiamo invece il coinvolgimento, l'innamoramento. Ora, e poi ci siamo noi, fondamentalmente. Ora, cosa significa? Nell'interazione con i genitori possono verificarsi diverse situazioni. Quella più comune, diciamo, che si verifica normalmente è che poi anche il genitore buono, non è che resti buoni, non sono buoni per sempre, qualche magagna alla fine viene fuori. E il buono, siccome prima era buono, cioè nel momento in cui viene fuori una magagna, diventa una sorta di traditore. Quindi tutti noi abbiamo vissuto il tradimento da parte del genitore buono, che in qualche momento della nostra vita magari non ha più soddisfatto le nostre aspettative, oppure, cioè, ci saranno casi in cui rimane sempre buono, ma sono veramente esigui, oppure diciamo che si allea con l'altro genitore contro di noi, sono mille sono i motivi, non è importante qual è il motivo. E allora significa che a questo punto, se il genitore buono che ci tradisce, che quindi diventa inaffidabile, perché dà inaffidabilità, e la nostra parte logico-razionale invece vuole affidabilità, allora noi tendiamo a sostituirlo se questo genitore appartiene al nostro se stesso sesso e quindi diventiamo noi degli adulti significativi di noi stessi, come dire, diventiamo una sorta di autoreferenziale. Però gli altri elementi della triade quali sono? Bene, sono, diciamo, intanto il genitore cattivo che è il trasgressivo, quindi abbiamo l'adulto significativo, il trasgressivo col quale non ci identifichiamo mai, noi non ci identifichiamo mai con il nemico fondamentalmente. E poi l'altro elemento della triade si verifica quando invece abbiamo un sesso diverso da quello del genitore buono. Noi cerchiamo di prendere in qualche modo il posto del genitore buono se possiamo, ma se non possiamo, perché il sesso è diverso, deleghiamo a qualcun altro. Quindi diventiamo una sorta di giudici che delega a qualcun altro, che poi nell'infanzia potrebbe essere il nonno, eccetera, eccetera, a prendere il posto di un genitore che riteniamo ormai diventato inaffidabile, che deve essere però un genitore di sesso opposto, altrimenti ci sostituiamo noi. E quindi diventiamo una sorta di giudici che tendiamo a esprimere giudizi verso le altre persone, verso soprattutto l'adulto significativo e come questo si relaziona col genitore cattivo. Quindi si innescano queste triadi nell'infanzia. Però la cosa interessante è che anche nella vita d'adulto ognuno di noi è caratterizzato da una triade comunicativa e quindi e ci sono dei legami molto forti perché in questa triade originaria, diciamo così, si sono creati dei legami molto forti, sono i legami più forti della nostra vita e quindi è fondamentale riuscire a ricalibrare, diciamo così, la stessa triade per ricreare dei legami forti nella vita d'adulti. Quindi ognuno di noi e ognuno delle persone che incontriamo può essere ritenuto, diciamo così, o adulto significativo, quindi se è di sesso conforme al genitore che lui reputava buono, oppure, diciamo così, elemento giudicante, il giudice fondamentalmente, se diciamo invece questa persona, il genitore, appunto, che ha tradito era di sesso difforme, una sorta di regista fondamentalmente che guida un film. E quindi, nel momento in cui noi capiamo quale casella è occupata dall'altra persona, dobbiamo imparare a interagire, diciamo così, per andare a prendere la casella giusta. Andare a prendere la casella giusta, in un caso stimolare il giudizio, perché poi l'altra persona soffrirà quando il giudizio è espresso, non è espresso nel modo giusto, perché chi giudica soffre giudicando, tende a vivere i sensi di colpa del giudizio. Quindi dobbiamo in quel caso lì far vivere i sensi di colpa, oppure essere noi giudicanti nei confronti dell'altra persona sulla base della relazione. Quindi esprimere, diciamo, dei giudizi che possono, cioè le persone adulte significative temono molto il giudizio. E quindi dobbiamo fare leva su quello se vogliamo coinvolgere, se vogliamo produrre emotività. E ricreando questi comportamenti, noi riusciamo in pratica a ricreare i forti legami che si erano generati nell'infanzia. Ovviamente
Questi legami talvolta possono essere anche basati su, diciamo, rabbia e rancori, e quindi dobbiamo essere in grado di pilotare sull'esterno questo, però noi dobbiamo diventare gli artefici, i gestori di tutto questo. Questo è un modo molto rapido per coinvolgere, per far innamorare le persone. È ovvio che poi dobbiamo anche lavorare su noi stessi invece per abbattere sia il timore del giudizio sia il senso di colpa, che sono le due, diciamo, le due situazioni che uccidono praticamente quella che è la nostra vita relazionale. Per far questo dobbiamo andare a cercare di, in meditazione, in rilassamento, a capire quali sono le nostre magagne, i nostri punti deboli per farli venire fuori, espletarli e liberarcene per sempre, cioè sbloccare questi chiavistelli, questi blocchi energetici. È una cosa che possiamo fare. Bene, per questo video, che diciamo da una grossa introduzione su temi molto vasti, è tutto. Ricordo due cose. La prima è che se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di partecipare a un'estrazione di un corso direttamente con me, gratuito, oppure a seguirlo via video a preferenza, diciamo così. Quindi iscriviti al canale, avrai questa possibilità a breve, appena arrivati ai 30.000 iscritti. E poi un'altra cosa, che venerdì 27 gennaio 2017 a Torino terrò un corso su seduzione ed emozioni. Quindi venerdì 27 gennaio 2017 a Torino, ora 20:45, corso 3013 presso l'Educatore della Provvidenza. Se sei interessato o interessata, il numero di riferimento è 333 1511 703. Ciao!